In collaborazione con Bulenciel, Botalla, Euroconnection, Sparco, Acqua Lauretana. Siamo con Aldino Bellazzini, manager di lungo corso a livello internazionale, dirigente e direttore sportivo della BRB Ivrea, squadra che milita nel campionato nazionale di Serie A, che a due giornate dal termine è in testa alla classifica, con 4 punti di vantaggio sulla Perosina e 90. Campionato che dovrebbe concludersi a settembre. Le previsioni? Ma adesso le previsioni sono quelle che hanno detto la federazione, però si vedrà cosa succede strada facendo, diciamo. Penso che il campionato lo finiremo. Noi abbiamo dato parere favorevole a finire il campionato, quindi in qualche modo si finirà. Non sarà un grande campionato, sarà una cosa triste, però si finirà. Sembra che la Pontese fosse contraria a finirlo. Ma non so, mi sembra che ci fosse l'unanimità, adesso poi non so perché la Pontese fosse contraria, forse perché deve fare qualche trasferta, non ho più pallida idea, insomma, però i campionati si devono finire, altrimenti finisce tutto, no? Come nel calcio peraltro, fanno quello che possono, ma i campionati li portano alla fine, quelli di alto livello intendo. Questo blocco che si protrae ormai da più di 4 mesi e si arriverà a 6, credi possa incidere sul rendimento dei giocatori alla ripresa delle ostilità? Sicuramente, in maniera pesante riprenderà, quindi sarà un'incognita. Adesso noi per fortuna abbiamo 4 punti di vantaggio, quindi anche ci sono solo 2 partite da giocare, quindi inciderà molto. Non solo su quelli delle veloci, ma anche su quelli del gioco tradizionale, perché il gioco tradizionale, certamente la concentrazione e lo spirito in questi mesi dei giocatori si è affievolito, come un po' di tutti, ma per i giocatori penso in modo particolare. Quindi sarà una ripresa dura, difficile. L'idea è che il mondo di dopo sia uguale al mondo di prima. È un'idea che noi che è una, più che altro una speranza, ma non succederà così, non sarà così. Il mondo di dopo sarà diverso dal mondo di prima. Giorni fa abbiamo intercettato il vostro capitano Fabrizio De Regibus in una fase di allenamento. Si allena tutti i giorni all'uscita dalle giornate di lavoro. Credi che anche gli altri tuoi giocatori abbiano seguito questo metodo di allenamento? Ma non credo tutti i giorni. Credo che sicuramente tutti abbiano un po' voglia di giocare, quindi abbiano trovato qualche motivazione per andare a giocare, per allenarsi, per stare un po' all'aria aperta. Però ripeto, non è tanto la ripresa del campionato che deve far trovare i giocatori pronti, perché non sarà facile, non sarà. Il problema di fondo sarà di capire se ci saranno ancora le condizioni, l'entusiasmo, la voglia di ritornare a quelli di prima, cosa che io penso difficile, penso molto difficile. Io vedo le partite di calcio, sono un altro mondo, un altro sport, non c'è più nessuna, quindi penso che nelle bocce succederà qualcosa di simile, cioè questo
lockdown così lungo ha fatto togliere. Molta gente penserà che si sta meglio senza, si troveranno altre soluzioni, il sabato faranno altre cose. Sarà un mondo difficile. Assicurato il primo posto ormai al termine del girone all'italiana, per il quarto posto sono in ballo Pontese e Gaglianico. Hai una preferenza? No, penso che il quarto posto sarà a vantaggio del Gaglianico, quasi sicuro. Quindi non c'è da avere preferenze, diciamo, sarà il Gaglianico, secondo me. E quindi sono tutte partite, i playoff sono tutte partite da giocare, poi questo sarà un playoff particolare. Sarà un periodo particolare perché il rendimento dei giocatori e la capacità di concentrazione, soprattutto dei giocatori, sarà difficile da gestire, molto difficile. Siamo localizzati adesso in provincia di Torino, vicino alla città di Ivrea. Il nostro prodotto è precisamente il cablaggio per automazione industriale. Quindi tutto ciò che riguarda la connessione all'interno di un qualsiasi macchinario prodotto sia in Italia o anche in Europa. Euroconnection è stata fondata nel 1996, all'inizio aveva 3 dipendenti e si occupava prevalentemente di cablaggi per connessione di schede elettroniche. Euroconnection a livello di fatturato è al primo posto per quanto riguarda i cablaggi dell'automazione industriale. Noi ci occupiamo prevalentemente di automazione industriale, quindi il nostro fatturato si divide un po' per quanto riguarda la vendita a chi produce macchinari e un po' una parte per quanto riguarda chi distribuisce motori elettrici oppure azionamenti. 55% del nostro fatturato è rivolto al mercato italiano, i restanti riguarda il mercato mondiale, dove abbiamo prevalentemente l'Europa come focus per le nostre vendite. C'è da dire che negli ultimi anni abbiamo avuto un incremento esponenziale delle esportazioni. Se pensiamo che circa 10 anni fa Euroconnection esportava solamente il 15% del fatturato, avendo aumentato più del doppio il nostro fatturato nel corso di questi anni, abbiamo quintuplicato le esportazioni in valore assoluto. Questo perché abbiamo nel corso degli anni potenziato la forza vendite estera che prima non avevamo. Euroconnection ha 60 dipendenti attualmente che sono da sommare a quelli di ISConnection, che è l'altra azienda che fa parte del gruppo, dove lavorano circa 25 persone. In collaborazione con Bulenciel, Botalla, Euroconnection, Sparco, Acqua Lauretana.